Purtroppo, se prima dicevamo che la povertà riguardava una fascia limitata di persone, quelle per intenderci che girano un po' l'Italia, che dormono sotto i ponti, eccetera, da un paio di anni, ancor più nel 2012, forse ancora nel 2013, riguarda purtroppo le famiglie che prima erano considerate normali. E la causa è la mancanza del lavoro. L'altro giorno una signora è venuta a chiedermi un aiuto per mandare in gita la figlia a scuola. Famiglie che vengono a chiedere aiuto per pagare le bollette delle utenze, per gli affitti, per anche ticket sanitari, medicine. Purtroppo il numero di queste persone cresce sempre più e rischia di creare a noi delle richieste alle quali non sempre riusciamo a dare risposta. La prima cosa che dobbiamo fare è guardare i poveri, guardarli da vicino, non con la protezione dei doppi vetri. Dobbiamo abbattere le barriere che ci difendono proprio per andare vicino a loro. Questa è la prima cosa che dobbiamo fare, avvicinarci, come ha fatto il buon samaritano del Vangelo, il quale non è stato a distanza, non ha bypassato quel poveretto, ma gli si è avvicinato e lo ha guardato da vicino, negli occhi. La seconda cosa che dobbiamo fare è capire bene i poveri, capire quello che fa la differenza con la giustizia, perché si trovano in una situazione di ingiustizia. Gli altri dovrebbero sentire che noi cristiani ci portiamo addosso anche l'odore dei poveri. E quando allora noi li avviciniamo con gli occhi e con il cuore di Cristo, penso che abbiamo fatto tutto quello che noi possiamo fare, e il resto lo farà il Signore.